città da te al nemico. Fuggi monti su per le aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe. Contro la schiavitù del suo tradito, lasciammo case, scuole ed officine. Montammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della mia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della mia. Giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiani dalla folta ardente schiera. Sirena Franco, nato a Masera, 27-1-1926. Giovanna Luigi, nata a Montecrestese il 22-11-1929. Mi chiamo Catenazzi Arialdo, sono nato a Zoagli, Genova, il 6 luglio del 1926. Ranca! Ranca, cosa vuol dire Ranca? Ranca, Branca. Topolino. Al piano avevo il soprannome di Ari, invece in montagna di Gatto. Perché Gatto? Ma c'era una storia, perché quando siamo andati in montagna eravamo io e Gastone Lubatti, che avevamo l'appuntamento per salire a Piancavallo, dove c'era il comando, e mi chiede: tu che nome di battaglia prendi? E io dico: ma io ho pensato Cesco, perché il mio secondo nome è Francesco, mio nonno è Francesco. E lui fa: ma anche il mio secondo nome è Francesco, anche il mio nonno è Francesco. E allora: ma lo dai a me? E così io gli ho dato il mio. Avevo pensato tanti nomi, ma però erano tutti nomi altosonanti, mi sembrava un po' troppo sfacciati. E a un certo punto ho guardato, c'era l'ordine del giorno, dove c'erano tutte le squadre, avevano ogni giorno un ordine di servizio per fare la staffetta, fare la pulizia, eccetera. E ho visto che uno si chiamava Topo. Allora mi è venuto in mente che a scuola mi chiamavano il Gatto perché ero svelto. E allora ho preso il Gatto. No? E... Finito la scuola elementare di Masera, ho frequentato le scuole di avviamento di Domodossola e poi le due tecniche. Fino a 16 anni ho studiato a Domodossola. Però al sabato bisogna andare alla donata del fascio. E una volta mi ricordo che noi abitavamo sulla metà montagna qua sopra. Siccome noi avevamo anche il maiale, venivo giù a prendere il siero per il maiale ogni mattino. E incontro due miei amici lì e mi dicono: vieni oggi alla donata. E io mi è venuto in mente, ma niente, via quello viato della donata. Porco cane. Uno di questi qua era il figlio del segretario politico del fascio. Siamo andati a chiamare in sede io e il mio papà. Questo dice: se non fosse per te, tu che sei una brava persona, lo faccio espellere dalle scuole di Domodossola. Io ero un po' dispiaciuto da quella parte, perché tutti i miei coetanei andavano tutti a divertirsi, però io non potevo andare, anche perché i miei genitori non avevano i soldi per comprarmi la divisa. Mi ricordo che avevo un paio di calzettoni, quelli calzettoni che regalano il ginocchio, no? Erano grigio, erano verdi con una riga nera. Mi erano poi regalati, basta che io partecipassi, ma purtroppo non era sufficiente per presentarmi a queste riunioni.
Tuo papà hai detto che era socialista, no? Socialista, sì. E quindi quel tempo ricordavi molto la miseria di quel periodo lì. La miseria, sì, la fame, non ho mai patito tanta fame. Eppure, nonostante questo, noi quattro fratelli, nessuno mai ha preso una malattia. Ancora oggi io ho quasi 84 anni, ho quasi 85. Io e i miei fratelli, due fratelli sono morti, uno in un incidente stradale, un altro è morto in Francia, però né uno né l'altro non ha mai avuto niente, nonostante i patimenti, perché freddo, mi ricordo che addirittura neanche i soldi da comprare le coperte. Praticamente all'inizio della guerra, nel 1940, mi ricordo la dichiarazione di guerra di Mussolini. Io mi ricordo che ero su al Circolo San Vittore, l'oratorio, a giocare al pallone. E avevamo l'appuntamento tutti tassativamente, tutti in divisa, dovevamo andare alle 5 a sentire il discorso molto importante che Mussolini rivolgeva agli italiani. E io ero preso dall'entusiasmo, dalla partita, eccetera. Erano le 5 e mi sono accorto che ero in ritardo. Allora mi sono di corsa, sono sceso e mi sono defilato alla Casa del Fascio, dove c'era pieno di gente, eccetera, in attesa, e lì c'è stata la dichiarazione di guerra. Quello che mi aveva fatto specie è che ho visto delle donne che piangevano. E mi è rimasto impresso questo fatto, perché dico, queste piangono, tutti erano entusiasti, pieni di cose, e queste piangevano. E poi dopo ho capito perché questi qua avevano i figli che dovevano andare a militare, no? a morire. No? E poi già allora, nel 40, io avevo 14 anni, però eravamo obbligati al sabato fascista andare alla GIL, Gioventù Italiana del Littorio, a fare le marce, eccetera, usare, vedere le armi, smontare le armi a occhi chiusi, vedere in quanto... Cioè praticamente ci preparavano per la guerra, no? E quindi io sono rimasto, quando ho visto poi dopo che è partito il battaglione a Intra che andava a fare la guerra, è partito a piedi a Intra, da Intra fino a Fondotoccia a prendere il treno con lo zaino fardellato, eccetera, e diciamo questi vanno in guerra. Quando abbiamo visto poi i tedeschi prima arrivare con le camionette, eccetera, con i mitragliatori puntati quando sono arrivati a Intra, e poi dopo gli americani ancora, ma già allora noi volevamo andare a vincere la guerra, no? A piedi, come la prima guerra mondiale, avevamo i fucili della prima guerra mondiale e non eravamo assolutamente preparati, ecco. Ma noi, siccome noi lavoravamo un po', facevamo un po' di contrabbando del riso e portavamo dentro il riso in Svizzera. Poi alla fine io, siccome sono nei primi 4 mesi del 26, mi è arrivata la cartolina della Repubblica di Salò di presentarmi, era il mese di maggio del 44. Allora non mi sono presentato e poi mi ricordo che era venuto un rastrellamento su in montagna e io e mio fratello siamo venuti giù al piano per scansare il rastrellamento. E dovevamo attraversare la strada e c'era una canale che passava su mezzo alla villa, tutto da scorto, non era difficile da scappare. Quando verso mezzogiorno, adesso andiamo a casa. Mio fratello era avanti e io mi sono fermato a prendere delle brocche per le scarpe, perché c'era una ferramenta qua davanti. Quando esco fuori, vado su un 20 metri, no, così sono fascista. Io avevo una zappa sulla spalla, era su un cappello d'alpino oltre al resto. Erano tre fascisti, due erano su che gli cercavano una carta d'identità a un ragazzo. E uno stava già venendo giù. Questo qua dice, io andavo su perché ero preso lì. Fa, questo dice, lo fermiamo. Gli altri due gli dicono, lascialo andare perché perdiamo il treno. Perché dovevano prendere il treno che andavano a Vicenza questi fascisti qua. Se mi fermavano come minimo andavo a finire in Germania. Subito dopo mi sono poi andato a riparteggiare. Sì, in che battaglione, in che comando? Poi, qua nella nostra zona c'era qua una brigata Perotti che faceva parte della divisione Piave e noi facevamo parte di questa. Nei partigiani, come ho detto prima,
c'erano dei partigiani, si pensava di cambiare vita, io non pensavo poi alla politica, non pensavo alla patria, ero giovane e io quelle cose lì, ma pensavo solo a mangiare. E sono andato con i partigiani pensando di mangiare, quelli si camperò, quelli camperò anch'io. Peggio che peggio, una fame più ancora tormenta di quello che era a casa, perché a casa mi ricordo che andavo e c'erano le pannocchie del mais, prendevamo le pannocchie, prendevo un pesto a sale e facevamo, ma che farina, cosa vuol mai, però non c'avevamo tempo e si mangiava su un pastore, ma i regalini avrebbero mangiato meglio, no? Ai tempi mangiavamo anche quelli, ma con soddisfazione a trovare, non parlavo poi di patate, a trovare una patata quei tempi là. La fame era tanta, proprio tanta, uno non ci crede, ma dei giorni senza, la mamma piangeva, non poteva darci da mangiare. E dicevi che poi sei andato in un primo reparto dei partigiani, esatto, ti sei presentato dal comandante Superti e? Sì, e sono andato con la Valtoce mi hanno tenuto là e i miei genitori sono venuti a cercarmi, ma il comandante ha detto, senta, mi avevano battezzato Topolino, mi ha detto, se il Topolino lo portate a casa, a un certo punto quello scappa e ritorna qui, è tanto male. E si sono rassegnati e mi hanno lasciato lì praticamente. E lì sono rimasto lì, ricordo che eravamo a Rumianca, eravamo su una casa che titolare, il padrone di quella casa, a Terzi mi fa. E alla sera andavamo su un po' una cascina su in cima alla frazione di Rumiaca, si dormiva lì e poi di giorno eravamo lì, parcheggiavamo lì. La mia scelta, già allora quando ci andavamo laggiù, già a 14 anni, cominciavamo già a darci fastidio queste feste adunate, eccetera, cioè c'era qualcosa. E poi quando avevamo visto praticamente l'inizio della guerra, che la gente arrivavano tutte le notizie dei morti, vedevano che la gente stava male, che non aveva da mangiare, eccetera. Noi poi avevamo una pensione per studenti, eccetera, e mio papà era di Maccagno, era lì vicino a Luino, no? E di conseguenza gli alpini del battaglione Intra, i Varesotti, sapendo che c'era uno Varesotto, venivano da noi la sera. E lì sentivo già che parlavano un po' contro, no? Nel senso che chi aveva già famiglia, che avevano i bambini piccoli, 2-3 anni, eccetera, e dovevano piantarli tutto e andare in... E quindi si è rafforzato un po' questa opposizione. Allora Franco, invece tu un episodio particolarmente duro che ti ricordi di quei periodi? L'episodio duro è stato che subito dopo la liberazione di Domodossola, anzi, noi alla mattina della liberazione di Domodossola siamo andati giù per entrare a Domodossola, dalla parte di Crevola d'Ossola. Quando siamo arrivati al ponte del Bogna c'era il posto di blocco della Valtoce e non ci voleva fare entrare perché noi avevamo un fazzoletto rosso. Noi però avevamo un mitragliatore sul camioncino, se fate passare, altrimenti vi spariamo dentro. Alla fine poi ci hanno fatti entrare, si è fatto un giro giù per Domo, dove abbiamo poi trovato due che andavano con i fossili e gli abbiamo tagliato i capelli. E poi subito alla sera ci hanno portato in canobino con due camion, eravamo una sessantina. E ci hanno portati giù ad alloggiare giù all'osteria del ponte di Falmenta. E lì tranquillo perché c'erano le sentinelle avanzate della Battisti avanti, non c'era mica nessun problema perché era tutto controllato. Però noi eravamo lì a dormire tranquilli, per fortuna uno al mattino non era ancora chiaro, esce fuori per ordinare. Intanto che era lì di fuori per urinare, erano su 3-4 partigiani di corsa che scappavano. Ma cosa è successo? Ma siamo stati attaccati dalla folgore e abbiamo dovuto abbandonare la postazione, stiamo andando su. Non sapevano loro che eravamo alloggiati lì. Se quello lì non esce a urinare, ci beccano dentro tutti i 60 dentro a dormire e ci fanno fuori lì tranquillamente. Invece, seguito questa faccenda qua, noi abbiamo fatto un tempo a spostarsi giù con le armi sopra i tornanti di Falmenta
e quando sono arrivati sui fascisti sono stati presi fra i due fuochi, noi e quelli dei rapatisti che erano sull'altro versante della valle. E abbiamo preso dentro in mezzo e abbiamo fatto un bel bottino perché erano rimasti diversi morti di loro. Il capitano era stato morto anche lui e noi della nostra formazione avevamo fatto 17 prigionieri di questi fascisti, di questi ragazzi della folgore. Che poi dopo un po' li abbiamo cambiati, quindi i nostri 17 hanno cambiato con 29 ostaggi che avevano in mano i fascisti giù a Tranfiume prima di Canovia. Allora, Topolino, Luigi Fovanna, ci racconti un episodio molto difficile, duro, di combattimento piuttosto che hai sentito, del quale hai sentito parlare in quei tempi, che ti è rimasto molto impresso. Mi ricordo quel periodo che qualcuno è venuto a dichiarare che c'era uno che aveva fatto prendere due partigiani e questo qui l'hanno preso a Palanzero. Questo uomo non era, nessuno era, doveva accertarsi di com'era la storia, però non era, nessuno era intenzionato a fargli del male, se non più prima degli accertamenti. Allora se c'era una storia che diceva fucilazione senza scarpe, vuol dire che i partigiani quando fucilavano qualcuno gli facevano togliere le scarpe, e allora poi senza scarpe. Non gli dicevano adesso ti fucilo, adesso andiamo a dormire, no? Praticamente, gli ho detto prima che dormivamo sopra, in una cascina sopra, sto signore, sto ragazzo, insomma sto uomo, si è spaventato ed è scappato. Scappando è scappato verso il paese di Rubiacca e loro gli hanno, insomma, l'hanno rintracciato, gli hanno sparato mentre scappava. E praticamente è morto sto uomo, no? Ma come dico, non erano le intenzioni, se non scappava non lo... E dopo lì so che, tutta la faccenda, c'era una barca, un traghetto, no, che faceva Rumianca, Bugogna. Questi qui hanno preso dei, insomma, sti pari. Io ero su una cascina che dormivo, ho sentito sparare, allora sono stato fuori, sono infienire. E sono poi, dopo ho visto questo uomo, ma era già morto. E i partigiani l'hanno preso e l'hanno portato su sto barchetto, da me, e l'hanno messo nell'acqua, no? Cioè, che l'acqua era talmente ripida che il barcaiolo la mattina arriva e poi il cane ti vede sto cadavere sotto la barca. Casino della Madonna, quello è venuto qua, voleva ammazzarci tutti, no? Alla fine ti hanno poi ritagliato su, non so poi dove, che fine ha fatto quell'uomo. C'è un episodio particolarmente violento, cruento, che ti è rimasto impresso più degli altri? Ma violento, non so, la prima azione a fuoco che abbiamo avuto, ecco, forse, ma per quanto un'azione a fuoco, prima i miei mi hanno sparato due colpi per vedere se... La tua reazione? La prima, la prova del fuoco, no? Avevamo appena svaligiato la casa del fascio, no? Eravamo in quattro, tre studenti e un disegnatore meccanico. Io facevo chimica, uno elettrotecnica e uno meccanica, e quindi abbiamo iniziato praticamente, e Gianni era venuto a sapere che il giorno dopo avrebbero portato da Arona un barcone carico di vestimenta eccetera per la Guardia Nazionale Repubblicana, cioè i fascisti che stavano sorgendo. E quindi avevamo deciso, vediamo di andare a prendere un po' di cose. E ci è andata bene, perché lì c'era la guardia fissa, solo che verso sera era andata per mangiare sulla caserma. Il portinaio, che era fascista, convinto, eccetera, era andato sempre per la loro federazione fascista a Novara. E quindi lì c'era solo la moglie con la figlia. E noi siamo andati, avevamo solo una pistola che era della prima guerra mondiale del dottor Chiappa, che aveva dato al Gastone, e lui difatti si era messo ai piedi della scalinata che andava su. Il Gianni e il Franco erano andati su, erano riusciti a forzare la porta e entrare.
Io invece ero stato messo di guardia sul lungo il porto, in caso di pericolo avrei dovuto segnalare, avvisare, eccetera. A un certo punto sento sotto la casa un battibecco, eccetera. Cosa era successo? Che la moglie del portinaio ha sentito le scalinate andare su gente, fare i passi, è uscita fuori. E allora Gastone gli ha puntato la pistola e le ha detto così che se telefonavo, eccetera, sarebbe entrato e di mezzo andava lei e la figlia, no? Allora questa si è acquietata e noi siamo potuti. Allora intanto io mi ero avvicinato, intanto ero andati su e c'era tutto questo ben di Dio che avevano portato tutto ammassato al piano superiore, no? E quindi c'era anche un fracco di fucili. Quindi abbiamo messo, eravamo in quattro, abbiamo preso tre fucili a testa perché il peso è... Certo. E poi avevamo telo tenda, avevamo messo delle bombe a mano, di caricatori, di fucili, cioè tutta roba di casermaggio. E poi dopo ho cominciato a smontare i fucili, gli otturatori, e io correvo nel lago, nel porto nuovo, e buttavo dentro tutti gli otturatori in modo da rendere inutilizzabili quelle che rimanevano, le armi, ecco, che rimanevano. Un episodio divertente che ti ricordi di quel periodo lì, se c'è stato, che ti ha smontato la durezza del momento della guerra in quel momento lì? Beh, eravamo, come ho detto, in cima a una montagna, insomma, proprio in alto, e so che praticamente veniva giorno, al mese di marzo veniva giorno verso le 6, come adesso, no? Però era già mezzogiorno, era ancora notte, perché ognuno che andava di guardia, se aveva un orologio, se lo passavano da uno all'altro, e avanti 10 minuti uno, 10 minuti l'altro, arrivava che era notte, era mezzogiorno, era ancora notte, era uno spasso, insomma, però sapevamo tutti che portavamo avanti l'orologio. Ah, quindi giocavate questa cosa? Sì, portavamo avanti l'orologio per finire prima, per andare a riposarci prima. Te invece, Franco, ci raccontavi prima dell'episodio del ballare. Questo è molto interessante e divertente, se vuoi raccontarlo ancora. Non ne avevamo in testa assolutamente niente, perché non pensavamo a cosa andavamo incontro quando facevamo qualcosa. E noi ogni tanto, anche quando eravamo nei partigiani, andavamo giù a ballare e lì giravano i fascisti di quei posti lì. Siccome noi poi al tempo della liberazione di Domodossola avevamo tagliato i capelli a due ragazze, queste qua che andavano con i fascisti volevano farci prendere, è logico. E non c'era, ma andiamo giù a ballare, ballavano qua al paese vicino a noi e ballavano, c'era la sala al primo piano. E noi siamo sul ballare, tutto in un attimo, erano fascisti. E ci mettiamo dietro una porta due ante dell'entrata della sala da ballo. E tanto quando arrivo dentro noi passiamo fuori, io e il mio amico. Come vengo dentro, guardo dietro la porta, ci hanno beccato tutte e due. Il tenente era un tenentino con 4-5 ragazzi, però loro venivano su da Domo, questi qua, erano fascisti di Domo, non della zona di Creola, di quelli. Venite con noi, andiamo lì sotto, all'altra osteria, sotto a quella lì, a 50 metri, ci fa andare il piccolo palo dall'oste lì, qua ci fa fare il buco, se vede che è successo qualcosa per rappresaglia, ci fa fare il buco e poi ci ammazzano. Però scappare in mezzo 6 o 7, mica faccio lì con tutti le armi spianate. E nevischiamo anche un po', c'era giù un po' di nevisco perché era il mese di febbraio, e ci avviamo giù per andare verso Creola. Giù dopo un 500 metri, vediamo che c'è fuori una macchina fuori la strada, era andata fuori strada questa macchina. Alla fine era per aiutarci a tirare su la macchina questi qua, dopo aver tirato su la macchina, su dove ballare, ha fatto ballare fino alla mattina anche noi con loro, e tutto finito. Da un minuto che pensavo di lasciarci le penne, dopo per niente. I casi. Tu cosa ti ricordi di divertente, se ti ricordi qualcosa? Per esempio, un episodio. Per esempio, a un certo punto c'era
tra il nostro gruppo, che avevamo formato sto gap lì in Intra, no? Subito dopo l'8 settembre, e abbiamo impostato Radio Intra Libera. Quando è stato il momento... Una delle prime radio libere. È la prima radio libera della zona, Radio Intra Libera. E allora Franco Carmine, che era, studiava da perito elettrotecnico, aveva il pallino delle trasmissioni, e lui aveva, e si entrava nel nazionale, no? la trasmissione veniva nel nazionale. E noi facevamo dei bollettini, giornalmente trasmettevamo i bollettini in contrapposizione ai bollettini fascisti. Del regime, certo. E allora per la prova mi fa, arriva giù in soggiorno, metti sulla tal lunghezza d'onda e vedi un po' se recepisci. Dopo un attimo sento, arrivi, portano sul cacciavite. Porco cane, sono andato su Arazzo, dico, e quella lì è stata la prima comunicazione. La prima trasmissione col tuo nome, in diretta nazionale. Vieni su col cacciavite. Negli ultimi due anni della guerra, della liberazione, dentro i fascisti sono capitati anche tanti ragazzini, no? Forse senza neanche capire cosa stavano facendo, no? Tu hai un ricordo di qualcuno di loro che magari conoscevi o la divisione era netta? Pensandoci, io come sono entrato dai partigiani non ero né comunista né patriottico, era, come ho detto prima, questione di Vitto. E io penso che la maggior parte anche di chi è andato col fascismo, quelli della mia età, penso che la stessa cosa, era più facile entrare là che non entrare con i partigiani. E di conseguenza anche loro sono andati per mangiare o cosa, perché in verità per i tempi c'era anche per i figli della lupo, che gli danno la minestra gratis e via dicendo, cose che noi, io personalmente, mi sarebbe piaciuto mangiare con la pasta e fagioli, purtroppo non ero iscritto, no, non potevo e non me ne davano, e tante volte venivo a casa da scuola, arrivavo a casa e non trovavo niente e ritornavo a scuola dopo pranzo. Però mi sono ripreso dopo la guerra e come ho lavorato, sono andato all'estero per tanti anni e adesso mangio come un porco. Quando c'è stata questa famosa liberazione della Valdossola, no? Tu dove ti trovavi quando c'è stata la notizia della liberazione? Noi avevamo liberato Cannobbio e poi ci eravamo portati fino a Oggebbio. La mia squadra, quando c'è stato l'attacco, avevano isolato tra Fiume e Cannaro. E noi eravamo stati destinati, il mio gruppo, il mio plotone, a Cannaro. Eravamo scesi, avevamo piazzato un mitragliatore verso Intra e poi sopra avevamo la 20 mm che batteva sempre verso Intra. Poi c'è stata questo qua è successo il 2 di settembre del 44, praticamente alle 12:30, normalmente si attacca al mattino presto, invece noi abbiamo preso quell'ora lì, difatti abbiamo trovato la truppa tedesca e fascista che erano impreparati a un attacco a quell'ora, no? E difatti dopo praticamente le 12:30, alle 3:30 i tedeschi si sono arresi, mentre i fascisti non si sono resi, anzi hanno continuato a sparare. E quando uno dei nostri dalla Perotti sono andati per parlamentare, eccetera, questi hanno sparato e hanno ucciso uno dei nostri. Era stato ferito anche il Balilla e Trincheri, Eligio, detto Marco. Mentre noi a Cannaro è stato tutto normale, solo che a un certo punto sono arrivati rinforzo fascisti da Intra, no? Solo che eravamo piazzati, poi avevamo nel medesimo tempo anche piazzato una mitraglia 12,7, abbiamo avuto buon gioco, tanto che questi sono scappati. E questo è successo il 3 di settembre. Arco, quando ha sentito che questi erano scappati, è arrivato con la volante e ha inseguito questi fino a Oggebbio.
loro si erano asserragliati in una casa e lì c'è stato combattimento e hanno ucciso 4 fascisti. Tra cui c'era anche un mio compagno di scuola che era... Che aveva fatto quella scelta. Che aveva fatto quella scelta, anzi veniva a scuola sempre con una bella berretta e mi diceva dai vieni che c'è da combattere. Cioè con loro, tutto dal fedele. Tu dicevi ti saluto. E la notizia che Domodossola era liberata si metteva al governo quando è arrivata? Dopo cosa è successo? Che Arca aveva predisposto... già dal giorno 4, con la paura che da cima della Valcanubina venissero i tedeschi e i fascisti, aveva cominciato a mandare avanti un gruppo al comando del capitano Nemoro, un capitano d'aviazione molto in gamba, quello che era, comandava, poi dopo comandava il mio battaglione, perché dopo con l'aumento delle... quando abbiamo occupato ci sono arrivati un fracco di nuove reclute e quindi si è aumentato. Prima è diventata Brigata Piave, no? Due battaglioni, Cesare Battisti e Perotti hanno formato la Brigata Piave. Poi questa è aumentata ancora, è diventata Divisione Piave. E quindi lui comandava appunto un battaglione che era il battaglione Montemarona, di cui facevo parte io. Lui però è andato avanti con una ventina di uomini e una volta ha fatto fuori tutti i capisaldi fascisti tedeschi e sono arrivati fino a Masera. A Masera hanno trovato però, c'erano 18 tedeschi e 17 fascisti che erano piazzati anche sul campanile e tenevano duro. È duro e non si poteva avanzare perché avevano la posizione favorevole a loro. Allora ho comunicato con Arca e Arca è venuto su con un altro gruppo con una 20 mm e di fatti piazzato la 20 mm si sono arresi. E dopo due fascisti la popolazione ha voluto che venissero fucilati perché avevano commesso dei crimini. E poi dopo alla sera a trattare la resa di Domodossola, i primi a trattare sono stati quelli della Cesare Battisti, comandante Arca, con il capitano Sala che comandava la Piave e questo capitano Nemo. Però alle condizioni fasciste non hanno accettato. E questo era il 9 di settembre. Nel frattempo però era successo questo, che i fascisti con bandiera bianca, con un battello con bandiera bianca sono sporcati e hanno rioccupato e hanno ucciso 9 dei nostri, poi due di Cannobbio e noi ci siamo piazzati, Arca è rientrato subito e al ponte di Falmenta ha messo una linea di difesa che andava da Piancavallo, Colle, la piazza e poi Falmenta, e mentre dall'altra parte la Perotti ha messo il proprio contingente a difendere la sinistra della... E qui nasce la famosa Repubblica dell'Ossola che dura poi 40 giorni, no? Nel frattempo però si sono fatti avanti il Val d'Ossola e la Valtoce, e quali hanno invece combinato la resa in quelle condizioni che poi è stata poi... Sì, è stato un po' un errore che poi è stato pagato dopo. Cosa pensi dei tempi così difficili che stiamo vivendo adesso rispetto alla tua esperienza, alla tua storia e a tutto quello che hai fatto sia da partigiano che dopo? Il nostro segretario politico della nostra formazione, 8ª Brigata Matteotti, era Antonio Greppi, che è stato il primo sindaco di Milano. E allora quando noi siamo stati dei primi ad entrare a Milano, la nostra formazione, ed eravamo alloggiati al Gran Hotel Milano agli inizi, poi ci siamo poi trasferiti in un altro albergo Candidezzi. E lì, quando appena dopo, perché siamo stati giù a Milano, mica tanto tempo, una quindicina o venti giorni siamo rimasti a Milano, poi ci siamo smobilitati e lui, il Greppi ci voleva tenere giù a Milano, fare
o vigile di città o polizia stradale, ma di noi non è rimasto su nessuno, sono ritornati tutti a casa, siamo arrivati qua e ci hanno smobilitato, ci hanno portato via le armi, un po' le abbiamo poi nascoste, un po' le abbiamo consegnate e poi siccome noi eravamo dentro nel giro del contrabbando abbiamo continuato il nostro mestiere, portavamo dentro roba in Svizzera, però si guadagnava anche discretamente bene nei confronti di quelli che lavoravano alle dipendenze, insomma. E oggi cosa ne pensi della vita di oggi? La vita di oggi penso che non so se valeva la pena di fare quello che abbiamo fatto, perché poi tutto quello che pensavamo che sarebbe venuto fuori non si è verificato ben poco, perché alla fine della fiera pare che quelli che hanno fatto la liberazione sono i fascisti che invece abbiamo siamo riusciti a farli fuori, arrivare alla Repubblica, a fare la Repubblica, però di Repubblica veramente, veramente cioè, di quegli ideali se ne sono applicati perché pochi. Perché poi c'è da dire un'altra cosa, che l'apparato burocratico alla fine della guerra è rimasto quello di prima. Sì. Quindi fin quando sono morti tutti è sempre dominato loro, anche dopo. Quindi di verificare il cambiamento è stato molto difficile. Se andiamo a vedere, per esempio, io ho notato una cosa, che i nostri figli del partigianato, di quello che abbiamo fatto noi, non si sono interessati. Un po', penso che magari la colpa un po' sia stata la nostra, non dirgli cosa avevamo fatto. Loro non chiedevano, non abbiamo detto. Però i nipoti sono già più... chiedono di più per sapere come erano andate le cose allora. Quindi una certa ripresa del ragionamento c'è, però il momento è abbastanza difficilissimo, secondo me. Oggi nel 2014, quando ti guardi intorno, no, in questa crisi economica, in questa crisi morale, sociale e culturale, tu cosa provi? Beh, io posso dire quello che penso. Perché se siamo nelle condizioni che di oggi, la colpa non è di nessun altro che la nostra. Noi appena terminato la guerra, abbiamo terminato la cosa, l'abbiamo lasciata perdere come si trovava e niente, non abbiamo rieducato i figli, non abbiamo programmato niente, abbiamo lasciato fare a quello che era. Però c'è qualcun altro che si è interessato e ben educato i figli, perché oggi come oggi dei partigiani si sa poco, molto poco, perché nessuno ha interesse a ricordare questo. La maggior parte è per questo che non ci troviamo più della parte destra che non di sinistra, parliamo. E allora dico che, come ho detto prima, il guai è tutto nostro. Oggi come oggi cerchiamo di riprenderci, però è troppo tardi, perché ormai la gente ha in mente qualcos'altro, non è la nostra, il partigiano, la maggior parte pensano che erano dei banditi ancora oggi, la maggior parte non ci pensa, anch'io non sapevo di aver collaborato per la nuova Costituzione, la liberazione, così, la liberazione c'è stata, la festa della liberazione quando è terminata la guerra e poi io, come per esempio personalmente, sono andato all'estero a lavorare e ho fatto 27 anni in giro per il mondo. Quando sono tornato mi sono trovato dopo un anno che ero in pensione, mi sono trovato che mi avevano decorato medaglia d'argento all'onore militare, perché si vede che il partigiano io l'ho fatto bene, però non so chi me l'ha proposta. Il Presidente della Repubblica ha concesso la medaglia, però chi me l'ha proposta non lo so. Cosa ne pensi tu di quello che stiamo vivendo nei tempi d'oggi con i movimenti fascisti e nazisti che stanno tornando in tutta Europa? Cosa senti rispetto ai tuoi ideali? Dopo qualche mese ci siamo accorti che tanti avevano dato dei soldi eccetera per crearsi un alibi eccetera, però erano rimasti quello che erano, no? Cioè volevano continuare a comandare quello che hanno fatto poi. Per esempio, non so, tutti questi scioperi che facevamo in Germania,
Quando aumentava la vita dell'1%, l'anno dopo aumentava automaticamente dell'1% lo stipendio. Non c'era bisogno di fare tutte quelle lotte. Invece qua ci si massacrava per prendere un adeguamento delle cose, andava avanti degli anni. Quando finalmente dopo 2-3 anni si aumentava, cioè ormai era già superato, perché nel frattempo la vita era aumentata. Sì, infatti una volta finita la guerra, in effetti, i prefetti, i questori, i giudici, i tribunali erano quasi tutti ancora in mano a chi era stato protagonista nel fascismo. Anzi, quelli che avevano fatto azioni eccetera erano stati spostati in altre città, e scambiandosi reciprocamente quelli maggiormente per evitare le vendette, ma li hanno tenuti al loro posto di comando, e quindi è successo che praticamente sono andati avanti ancora come prima. Difatti a un certo punto nel 47 hanno proibito i partigiani, non potevano più rimettersi la loro divisa, addirittura per la manifestazione. Noi diverse volte eravamo andati per parlare nelle scuole, c'erano i scelbini che ci mandavano indietro, che non ce lo permettevano. Per esempio avevamo messo uno striscione, una volta c'era il ponte intra che andava a Pallanza, c'era anche quello della ferrovia intra Omegna, no? E lì era un bel ponte, purtroppo l'hanno tolto, eccetera, e noi siamo andati su, ci siamo arrampicati, no? su questa volta, eccetera, e abbiamo messo una striscione per la pace, no? Con la bandiera della pace. Subito l'hanno tolto, perché la pace, non so, io proveniva da non so. E quindi sono state tutte queste lotte continue. Io do la colpa anche alla Democrazia Cristiana in quel periodo, perché ha creato anche delle situazioni di tensione che adesso la stiamo pagando ancora adesso. Per esempio, non so, creare per avere i voti tanti forestali, per esempio in Sicilia, no? Per fare un esempio. Sì, sì, favoritismi. Favoritismi eccetera, per avere i voti e andare avanti, cioè non era come prima eccetera, ma era sempre una dittatura, perché una dittatura diversa, ma è una dittatura. Va bene, se vuoi mandare un messaggio, facciamo finta che adesso sei davanti a dei ragazzini, cosa gli diresti? Cioè, io ho tirato fuori un discorso del 25 aprile, quello che aveva dato, che ha scritto il libro 100 chiavette di ghiaccio lì. Ragazzi, non è il momento di armarsi adesso, ma di armare il cervello. Quindi armare il cervello vuol dire, prima di una cosa, di valutarla bene, di sentire bene e discuterne eccetera, e capire veramente com'è la situazione, e quindi adeguarsi. Adesso abbiamo un'arma potente che è il voto, e quindi il voto è molto importante, e con quello di poter ribaltare quando è il momento. La situazione. Chiudiamo con una cosa divertente. Durante quei periodi, no? Un ragazzo giovane come viveva? Diciamo, se c'era l'amore, la passione, la voglia di una compagna, di una donna, oppure la fidanzata, se ce l'aveva, se non ce l'aveva, e quindi come? Si viveva anche quello. Ho trovato una fidanzata io con il partigiano, perché venivo, quando venivamo noi, eravamo qua in formazione, quando andavamo giù a fermare il treno della Vicenzina che fa Domagosto Locarno, per vedere se c'era su fascista o qualcosa del genere. E mia moglie, che andava a Domo a imparare da sarta, viaggiava sul treno, ma aveva visto lì. E lì che mi ha fatto un po' di impressione, che poi alla fine ci siamo poi sposati. E lì che avevo trovato mia moglie, che si era un po' invaghita di questo partigiano qua, con capelli lunghi e i pantaloni corti. E infatti quando abbiamo fatto il libro 2 anni fa della nostra vita, io e mia moglie, lì c'è scritto tutto quello che è successo. Quindi in questi giovani cuori, i cuori palpitavano, e come? Tu cosa ti ricordi di questa cosa, della voglia, diciamo, dell'amore, ma non solo fisicamente, no? L'amore come speranza. Mi ricordo che in tempo di guerra c'erano delle donne, poi la signorina, poi il cane, che venivano a trovare i miei compagni, no? E loro erano già pronti per essere fidanzati, invece io ero ancora un bambino.
però mi ricordo che mi stringevano, mi baciavano e ero contento io. Essendo anche ragazzi, quali erano i pensieri legati rispetto all'amore? L'ho incontrata al piano quando sono, dopo lo sferramento di ottobre, c'è stata la riunione il 4 novembre a Scareno dei resti della brigata. La brigata era sui 220, la metà era andata in Svizzera, l'altra metà era rimasta sul territorio. E quindi c'era arrivato il proclama Alessandro che diceva: partigiani, ritornate alle vostre case e riprendete l'attività come se si potesse fare una cosa normale, no? Sì, dalla sera alla mattina. Ecco. E ad ogni modo allora lì c'era discusso, eccetera, e io dico: ma io sono del secondo semestre di Leva, dico, non sono chiamato alle armi, e potrei ritornare giù al piano, lavorare al piano, tanto qua non ho visto nessuno, insomma, almeno speravo, perché c'era la camera, ho visto la gente, ma nessuno ha mai parlato, no? Quindi, perché ormai erano dalla nostra parte, insomma. Certo. E ha incontrato questa signora, questa ragazza? Una ragazza, lei era, io del 29, io ero del 26, siamo andati avanti un paio d'anni, dopo, anche dopo. No? Sì. Va bene, allora noi ti ringraziamo, io ti ringrazio a livello personale e di tutti i compagni con i quali svilupperemo questo filmato, così di testimonianza. Vabbè, a presto, ciao. Ciao, ciao. Va bene, allora ci salutiamo così per questa piccola intervista, spero che vi abbia fatto piacere, sì. Come la serata che abbiamo passato l'altra sera, quel piccolo sì. Regalino, e avremo modo ancora di chiacchierare insieme. Ciao! Ciao! Città date al nemico, fuggimmo di su per le aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della mia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della mia. Dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardore per la grande